sono le leggi non pubblicate. Ma perché il popolo è qui oggi? Perché qui per dire basta. Francesco, parlando ai giovani, ha definito la teoria gender uno spaglio della vita umana che crea tanta confusione e avvelena. Quale spaglio? Era complice e adesso si accorge fino a che punto è arrivata questa complicità. Ma noi l'avevamo detto fin dagli anni 50 a questi signori. Dagli anni 50. La strategia è plurisettoriale, è polimorfa. Una di quelle più gravi e deteriori è quella contro il genere umano, nel senso del sesso, della sessualità, della riproduzione genetica e quant'altro, che dovrebbe essere invece un tema acquisito e indiscutibile. E invece evidentemente serve anche questa strategia. Il diritto di priorità dell'educazione politica.